Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dal campo sportivo posto di Prato la Serra, 19 giornata del campionato nazionale, Primavera Team, Trofeo, Giacinto Facchetti, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino, gli ospiti del Chievo Verona. Dunque una società di Serie A quest'oggi al campo sportivo di Prato La Sega per affrontare l'Avellino. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo come sempre dalla squadra, padrona di casa, l'Avellino che schiera Iusufi tra i pali numero 1, numero 2 Rescigno, 3 Torisco, 4 Rizzo, 5 Sgambati, 6 Bongiovanni, 7 Crisci, 8 Dragone, 9 Cozzolino, 10 Arcello, 11 Guerriero. In panchina si dono K, Perna, Esposito, Alfano, Marino, Rota, Branchi. Miranda, Saccavino, De Sarlo, Pizzi e Caruso, allenatore signor Renato Cioffi. i gialloblu del Chievo Verona rispondono con Confente tra i pali: numero 1, numero 2, Polo 3 Oprut, 4, Caleba, 5, Danieli, 6, Sbampato, 7, De Paoli, 8 Bertagnoli, 9 Yusufai, 10, Vignato, 11 Incissa, in Panchina, Pavoni, Nuti, Pogliano, Pozzoni. Imiolecche, Bui Cataldi e Manconi. Allena Lorenzo Danna, bandiera del Chievo dei Miracoli. Dirige il match il signor Carella Di Bari, coadiuvato dai signori Mittica Di Bari e Gregorio. Anche egli di Bari. Tutto pronto per l'inizio di questa partita. L'Avellino, nel corso di questa prima frazione di gioco, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Percorso inverso per il Chievo. La squadra veronese batterà il calcio d'inizio, darà dunque il via alle ostilità. Sta per partire la sfida dunque tra Campani e Veneti. Match valido per la diciannovesima giornata del campionato nazionale primavera. Trofeo Giacinto Facchetti. C'è una irregolarità nella battuta del, del calcio d'inizio, bisogna ripetere il tutto per Carella. Adesso sì, si può dare il via alle ostilità. Palla subito tra le mani di Yusufi che si appresta ad andare al rinvio. Ecco, il rilancio di sinistro dell'estremo difensore biancoverde di testa Oprut all'indietro per Confente, che mette subito in moto Polo. Lo scambio con Caleba, sbampato. Ancora Caleba, avanza il calciatore di colore. Ce ne sono di diversi nel Chievo Verona. Vignato, provato a domesticare la sfera. Palla in aria De Paoli, fuori per Oprut, il cross di Oprut interessante, il colpo di testa di Ginsa, uno tra gli elementi più interessanti della squadra clivense, la parata di Yusufi, prima opportunità per il Chievo quando il match è iniziato da 1 minuto e 15 secondi. Il colpo di testa di Ginsa da posizione ravvicinata non ha creato difficoltà di sorta a Yusufi ma il Chievo... Fa subito la voce grossa. Non sarà semplice per la formazione di casa. Contro la squadra di Danna che veleggia nelle zone alte della classifica ed è in piena corsa anche per cercare di agganciare la Juventus in testa alla classifica. Dunque una squadra di tutto rispetto, quella allenata da Lorenzo Danna, calciatore. Che ha fatto la storia del Chievo, un rione di Verona che ha già alle spalle 14 campionati di Serie A, già 4 in più dell'Avellino che ne ha 10. La conclusione della distanza del numero 10 Vignato, che strappa gli applausi del pubblico qui presente a Prato la Sera, che sta pian piano riempendo le tribune. Dicevamo, Chievo-Verona al 14 campionato di Serie A, la leadership cittadina nei confronti. Del Verona, ai tempi dell'Avellino in Serie A, il Chievo-Verona si barcamenava tra l'Interregionale, allora così si veniva denominata la Serie D e la Serie C2. L'Avellino ora Rizzo prova a rispondere alla squadra di Cioffi alle due opportunità capitate alla squadra veneta, rimessa con le mani per gli Irpini. Sarà Rescigno a battere. 3 minuti, 0-0 a -0 tra Avellino e Chievo Verona. All'andata 5-1 per il Chievo. Danieli, chiedo scusa, perdono, sgambati. E Yusufi spedisce il pallone in fao laterale. Difficoltà l'Avellino nell'impostazione del gioco. Il tasso tecnico superiore del Chievo è subito emerso in questi primissimi minuti di gioco. Bertagnoli Apre sulla destra per Polo, lo scambio con il compagno, non riesce la triangolazione, ma Gissà ritorna in possesso palla, lo scatto di Polo, il pallone è buono, l'intervento di Sgambati a liberare la propria area. Dragone, non si intende con il compagno, ci riprova il Chievo, ancora i Clivensi, palla allontanata da un calciatore avellinese, rincorre la sfera, il numero... 6 sbampato all'indietro per Confente, Caleba si riparte da Sbampato. De Paoli, Danieli. Ascoltate, Danna in lontananza che chiede ai suoi di velocizzare la manovra. Ginsa, porta palla a Ginsa, manovra sull'auto di destra, traiettoria bassa. Ci accoglie la sfera il numero 10 Vignato. L'appoggio per De Paoli. Danieli ad alimentare l'azione per i Veneti. Polo. Il cross in aria. Vignato si gira e palla deviata in calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina che cade al quarto minuto di gioco. La conclusione di Vignato deviata da un bianco verde. Tiro d'angolo per il Chievo due calciatori nei pressi della sfera il cross di Oprut palla ancora ribattuta in corner l'ultimo tocco di Dragone altro tiro dalla bandierina resta in zona d'attacco la formazione di Danna. la battuta del corner il palo Colpito direttamente dalla bandierina, l'uscita a vuoto di Yusufi, legno colpito dunque dal Chievo che insiste. Caleba, Polo, Caleba. Nulla da fare, il pallone è terminato sul fondo, ci sarà rimessa per Lavellino. E' pronto Yusufi, già due pericoli e mezzo diciamo, per la propria porta. Ora Lavellino, con Astuzia riesce a guadagnare una rimessa laterale il capitano bianco-verde Cozzolino. È pronto Scigno con le mani. Crescigno che è rientrato in squadra dopo un periodo di assenza. Rizzo ha alle calcagne Isufai, il fallo dell'attaccante Clivenze, calcio di punizione per l'Avellino. E lo stesso Rizzo a battere il calcio di punizione. Ecco il rilancio di destro. Palla gettata nella metà campo avversaria. Avanza l'Avellino, guadagna metri, la formazione di Ciofi nel tentativo di allentare la pressione veneta. Di Ganca Diega, Giusufi sul pallone, su, quasi al centro del campo. Rescigno avanza, si ferma, temporeggia, l'indietro per Crisci. Il cross di Crisci. C'è Danieli sul pallone. Lotta Izufai, va giù l'attaccante del Chievo, lascia correre il diretto che è di gara. Polo. Avanza, taglia il campo Polo per vie orizzontali, l'appoggio per Danieli, l'apertura sulla sinistra per Oprut. Manova il Chievo, il capitano De Paoli, ritmi alti. Caleba, Polo, tocco di Dragone, rimessa con le mani in favore degli ospiti. E quasi l'ottavo del primo tempo, sempre 0-0 qui a Prato La Serra tra Avellino e Chievo Verona. Parla nel cerchio di centrocampo, Oprut, Vignato, Sbampato, non si, non si fa anticipare dall'avversario, se non andiamo errati, il numero 8 Bertagnoli, sì. Sbampato, Caleba. Ancora sbampato. Posizione di attesa, l'Avellino, il Chievo a caccia del varco giusto, del varco propizio, per cercare di far male. Sbampato all'indietro per Confente. Appoggio corto l'ennesimo per Caleba. Danieli, ancora Caleba. Si riparte da Confente, che la ridà, ha sbampato. Ancora Caleba alza la testa Careba, avanza di qualche metro, poi serve in Gimsa, il movimento di Gimsa, De Paoli, non riesce la verticalizzazione, prova a ripartire Lavellino, va giù, il numero 6, Sbongiovanni, che chiede anche il giallo, sgambettato Bongiovanni in maniera plateale, il direttore di gara non ha ritenuto di estrarre il cartellino giallo, c'è la posizione irregolare del numero 10 Arcello e calcio di punizione per il Chievo. Sarà confente ad andare alla battuta. Il rilancio dell'estremo difensore Veneto. Il colpo di testa di Jim Sa a cercare di servire Yusufai che è stato anticipato. Riparte il Chievo, Oprut, Vignato, Oprut, circolazione palla, Chievo, sbampato, Caleba, prova a tagliare il campo, Caleba ha allontanato un difensore dell'Avellino, trattasi di Rizzo, che ha anticipato anche il suo portiere, malinteso tra Todisco. Ed un compagno, la sfera che salza a Campaniche. Lo spavento raccolto da Danieli che ci va di testa, Vignato torna in possesso, palla per il Chievo: Oprut, De Paoli, Danieli, Bertagnoli, Caleba, Sbampato. Ancora Oprut, prova il pressing alto. La squadra di Cioffi. Il chievo però riesce a far circolare il pallone. Anche se da qualche minuto la formazione di Danna stenta a rendersi concretamente pericolosa. Danieli. Scatto di Ginsa sull'out di destra, alle calcagna. Todisco alla fine l'ultimo tocco è del calciatore Clivenz rimessa dal fondo. Calma, Iusufi, Avellino che è reduce dalla sfida esterna in casa della Juventus a Vinovo. 5-0 per la vecchia signora. Rescigno, Juventus che. In, nel posticipo di lunedì prossimo sarà impegnata nel derby in trasferta con il Torino sia Juventus che Torino hanno fatto già visita all'Avellino la larga vittoria per 8 a 0 della Juventus lo scorso 14 ottobre la sofferta vittoria del Torino qualche settimana fa qui a Prato la Serra il Granata Ricorderete che era un invantaggio per 3-0. L'Avellino sfiorò la clamorosa rimonta, finì 3-2. Ed ora un'altra squadra di primo ordine. Quest'oggi è per la sera il Chievo che è in lotta anche per il primo posto. Rizzo S allunga il pallone Cozzolino in maniera maldestra. Prova a ripartire il Chievo, allontana con rabbia Rizzo. Ancora Cozzolino per l'Avellino. Richiamo verbale del direttore di gara all'indirizzo di Rizzo. La setta di mano tra i due. La piccola diatriba si è risolta in questo modo, meno male. La battuta di Rizzo. Palla in aria. Non riesce nel dribbling decisivo sgambati. Messa Avellino, ancora sgambati. Tocco ultimo di Bertagnoli. L'Avellino resta in zona d'attacco e prova ad incutere maggior timore al Chievo. Tredicesimo, due minuti allo scoccare del quarto d'ora, sempre reti inviolate. Qui al posto di Patola Serra. Calcio di punizione per l'Avellino. Tocco di mani sulla conclusione di Bongiovanni. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Il fallo di Mani è stato commesso da Isufai. Sul punto di battuta Arciello. Che quest'anno nelle partite casalinghe ci ha già regalato qualche perla. La battuta di Arciello. Deviazione, calcio d'angolo. Impressione che Arciello avesse mirato la porta. Cioè, comunque tiro dalla bandierina per l'Avellino. È il primo di questa partita per i campani. Palla in piena aria. Qualche affanno da parte del Chievo nel liberare la propria area di rigore. Alla fine c'è cioè, fallo in attacco. Fallo contente Precipitoso Confente eh, con nel, nel rimettere il pallone in avanti. La spedita direttamente in fao laterale, anche qui ha qualche difficoltà. L'estremo difensore del Chievo non ha voluto assumersi i rischi della presa, ha preferito rifugiarsi in fao laterale colpendo il pallone con i pugni. Averino che continua ora a premere. Quindicesimo. Crosso basso. Non è riuscito a girarsi. Come avrebbe voluto Guerriero, solamente sbucciato il pallone, c'è stata la presa facile di Confente sul primo palo. Ancora l'estremo difensore del Chievo in movimento, palla per Caleba, sbampato, cambia il gioco per Polo. Il tocco di Polo subitaneo, il piatto destro che viene raccolto da Crisci, che non è perfetto nell'assist ai compagni Bertagnoli palla sulla tre quarti, il placcaggio giudicato regolare di Caleba ai danni di Guerriero, reimposta il Chievo, di testa la buona chiusura di Rizzo su Capitan De Paoli, si riaffaccia sulla tre quarti la squadra giallo ci sarà rimessa laterale per il Chievo, sarà Oprut ad incaricarsi nell'andare alla battuta con le mani. La gittata in aria, la spinta vistosa ai danni di Gizzo da parte di Isufai. Calcio di punizione che sarà battuto da Yusufi, sedicesimo 0-0. Passa il pallone sull'incursione di Arciello. Alla fine c'è cioè rimessa laterale ancora per il Chievo. Ancora brutta la battuta. Lo scatto di Yusufai che prova a liberarsi di Rizzo. Contrasti energici. Si combatte. È covignato. Cambia completamente gioco. La sfera perviene dall'altra parte a Polo. Indietreggia Polo. C'è cioè il pressing di Dragone. L'azione di disturbo del numero 8 biancoverde va a buon fine perché Polo si sì, riesce ad allontanare il pallone, ma è impreciso e la palla si perde sul fondo. Si riparte. Caleba. Domestica il pallone con il petto, poi serve comodamente sbampato. Polo. Ginsa. Riesce a mantenere il pallone in campo ma lo regala agli avversari. Crisci per l'Avellino. Bon Giovanni va giù. Alla fine c'è calcio di punizione per il Chievo. No, rimessa laterale, il pallone è uscito. Di testa colpisce Torisco. Arciello prova di dominarsi. Arciello, corre Arciello. Il... La palla è uscita, arrestata la volata di Arciello verso l'aria avversaria, rimessa con le mani in favore del Chievo. Polo, la rimette all'indirizzo di Ginsà che viene scavalcato dal pallone. Caleba. Il Chievo manovra con Vignato che viene ad accogliere il pallone nella prima metà campo. L'anticipo di Rizzo preciso sul capitano Clivenza De Paoli. Ancora Rizzo che lotta. Una serie di rimpalli. Allontana Rescigno. Avrà provato il colpo di tacco De Paoli, non c'è riuscito. C'è Calebora per il Chievo. Sempre Polo. Trovato Dragone a disturbare la manovra avversaria, il tocco di Guerriero, Avellino in di rigore con il diagonale di Dragone e palla che si spegne a lato. Ottima la combinazione in velocità tra Guerriero e Dragone, una combinazione, un dialogo che ha creato panico. di rigore, il diagonale di Dragone si è spento a lato. Sembrava comunque sulla traiettoria Confente, il numero 8 ha mirato al palo più lontano. Abbastanza passiva la difesa del Chievo, Dragone ha avuto tutto il tempo di mirare l'angolino basso alla sinistra di Confente, è stato sfortunato, non ha trovato lo specchio della porta. Occasione gol anche per l'Avellino ventesimo del primo tempo sempre 0-0 a -0 qui a Prato la Serra match che resta gradevole Lavellino sta tenendo testa ai più quotati avversari messa laterale per gli Irpini ha intercettato Polo però il movimento di De Paoli Ginsa si accentra lunga il pallone alla fine c'è rimessa laterale ancora per i Veneti. Indicazioni di Lorenzo Danna e i suoi ragazzi. Anche Cioffi segue all'impiedi questa partita. Il tecnico bianco-verde può essere soddisfatto dell'atteggiamento messo in mostra dai suoi sinora. Vignato. Danieli. Polo. Caleba. Sbampato, Oprut, Vignato Oprut, l'impatto Rude con De Paola, ha lasciato correre il direttore di gara. Prova l'inserimento. Danieli, sfera ricacciata più indietro, ma riparte il Chievo con Gissà. Duello in velocità con Todisco, e il numero 3. Lascia, fa sì che il pallone termini sul fondo qualche piccolo appunto di Ginsan nei confronti dell'assistente di destra dell'arbitro che è il signor Carella di Bari si riparte dunque di testa colpisce De Paoli anticipato Isufai Svetta sbampato commettendo fallo però Riparte Lavellino, Arciello non riesce a superare Polo che gli sbarra la strada, cioè comunque rimessa laterale per la formazione di casa. Si è rialzato Guerriero, leggermente claudicante dopo l'impatto con Sbampato che non è riuscito a frenare e l'impeto, chiedo scusa. Intanto Confente è riuscito a bloccare il tiro indirizzato sul palo meno lontano. Ecco Confente. Palla che termina direttamente tra le mani del dirimpettaio Yusufi. Ecco Rizzo. Che va al rilancio, Rescigno. Il rimbalzo favorisce Rescigno. Capitan Cozzolino vuole crossare, ci riesce. Alla fine il pallone termina sul fondo. Disturbato dall'avversario. Cozzolino non ha calibrato al meglio la misura del traversone. Rimessa dal fondo. Miglaggio di Confente, svetta di testa Rescigno, lo fa pure sbampato. Messa laterale per l'Avellino, non riesce a trovare il pallone guerriero. La sortita di Yusufi, che con calma lascia scorrere il pallone, lo abbranca. Todisco disturbato da Bertagnoli, il pallone tradisce Caleba. Avanza l'Avellino! Non se l'è sentita di calciare. La formazione di Cioffi, il cross di Rescigno, in difficoltà il Chievo. C'è l'opportunità per Dragone di calciare a rete. A nostro avviso eccesso di altruismo Avrebbe potuto provare la stoccata dragone Arciello, il colpo di reni di Confente. Applausi per l'Avellino. 24esimo. Il destro dai 30 metri di Arciello. Il colpo di reni di Confente che ha dovuto alzare la sfera oltre la trasversale, Avellino ancora pericoloso. Chievo alle corde. E lo stesso Arciello a battere il calcio d'angolo. La battuta di destro, palla in piena aria. Svetta sbampato che fa valere i suoi centimetri. Una serie di rimpalli. Ora si distende il Chievo con De Paoli. È in posizione regolare il numero 5. Danieli. L'uscita di Yusufi di piede fuori dall'area di Rigore. Emozioni qui a Prato la Serra. Resta comunque infortunato Danieli. Probabilmente Danieli ha proferito qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro che gli raccomanda di tenere un atteggiamento più consono alle regole. Due occasioni, una per parte nel giro di pochi secondi. La conclusione di Arciello, che ha chiamato in causa confente nel deviare il pallone oltre la trasversale. Sul calcio d'angolo c'è stata la ripartenza del Chievo e l'uscita di Yusufi fuori dall'area di rigore per sradicare. Il pallone a Danieli, dunque portieri protagonisti. L'uscita di Yusufi per sottare il pallone dalla disponibilità di Danieli che si era involato verso l'aria avversaria. Con la calcio di punizione per l'Avellino, 27 dragone sul punto di battuta. Osserva il piazzamento dei compagni, il numero 8 biancoverde, la battuta di Dragone, palla indirizzata sul palo più lontano, non riesce ad uncinare il pallone Todisco. Gioco interrotto intanto. Si può riprendere. Non sappiamo il perché il direttore di gara abbia per qualche secondo interrotto il gioco. Spazza via Rizzo senza mezzi termini. Rimessa laterale per il Chievo Verona. Anticipato De Paoli. Fallo commesso dal numero 5 Danieli sul capitano Irpino Cozzolino calcio di punizione per i padroni di casa due minuti allo scoccare della mezz'ora quasi 30 minuti gradevolissimi ecco il Ginza pallone troppo lungo Todisco può rimetterla in avanti ancora Todisco Guerriero lo scatto di Arciello Pare in vantaggio, sbampato, che in qualche modo di testa riesce a servire Confente. Gesto di intesa tra i due. E questo era un potenziale pericolo. Non ci fosse stata intesa tra Confente ed il compagno. Rizzo. Lancia in avanti Rizzo, Cozzolino, rimessa Avellino, Rescigno subito, palla in aria, Guerriero non controlla in maniera impeccabile, c'è cioè, comunque sempre rimessa per gli Irpini. Arciello in aria, Arciello un dribbling, un secondo, Arciello tira. La palla che attraversa tutta la di rigore senza che nessun calciatore dell'Avellino pervenisse sulla sfera. Nessun calciatore all'appuntamento con il tapin vincente. E il Chievo se la cava anche in questa circostanza. Rimessa laterale per i Clivenzi. Gissa ora il tocco di Todisco a metterlo fuori causa, poi c'è l'intervento falloso di Bon Giovanni, calcio di punizione ancora per la squadra ospite. Scocca proprio in questo momento la mezz'ora. 0-0 tra Avellino e Chievo, ma le emozioni non sono mancate, sia per merito dell'Avellino che per merito del Chievo. Calcio di punizione ora per eh, i cosiddetti mussi volanti. Ecco la battuta del calcio piazzato, palla in piena aria, nessuno la tocca e la sfera si spegne in fallo laterale rimessa con le mani. Per l'Avellino non l'ha toccata nessuno sulla battuta del calcio di punizione del calciatore del Chievo Verona, è inevitabile quindi che il direttore di gara assegnasse la rimessa con le mani all'Avellino. Caleba, impreciso nel palleggio, Arciello prova a venire via, Dallo spalla a spalla con sbampato, ancora Arciello, Arciello ancora, palla di battuta. Calcio d'angolo, applausi per Arciello, trentunesimo, 0 a 0. L'Avellino ci riprova, l'Avellino cerca l'impresa contro una delle squadre più forti del girone B del campionato nazionale primavera. La battuta del Corner, la girata nel cuore dell'area di rigore da parte di Crisci testo impreciso di Crisci. L'Avellino ha avuto il merito di crescere con il trascorrere dei minuti di portare la gara sui binari dell'equilibrio dopo un inizio veemente da parte del Chievo. Rimessa per l'Avellino ancora. Allontana Caleba. Ora Vignato, avanza Vignato, prova a verticalizzare, scocca il destro, conclusione smorzata, nessun problema per Iusufi che sa cartoccia e fa su il pallone. Il portiere guadagna qualche metro ed ora va vale al rinvio, il lancio di sinistro di Iusufi. Ancora Avellino, Rizzo, laborioso fin troppo Rizzo, ha perso palla non rimediato in qualche modo i suoi compagni ma il Chievo ci riprova ancora con Ginza. L'appoggio per Bertagnoli, traversone deviato da Todisco, calcio d'angolo per il Chievo che prova a costruirsi un'altra opportunità. Sarà Oprut ad andare dalla bandierina. Trentatreesimo. Ancora un intervento del signor Carrella a raccomandare ai contendenti un atteggiamento consono alle regole. Può battere Oprut, traiettoria arcuata, prova ad intervenire sul palo più lontano Vertagnoli. Ha provato a sorprendere tutti dalle retrovie. Bertagnoli provando a raccogliere quel pallone impossibile. Ampiamente fuori dalla portata del numero 8. Altra rimessa dal fondo. Minuti scorrono, poco più di dieci minuti all'intervallo. Cozzolino, indietreggia Cozzolino, non se ne sentiva di affondare il capitano. Arciello ora. È fortunato Arciello, l'ultimo tocco è di Polo, rimessa laterale per. Lavellino si è ritrovato in precario equilibrio Arciello, ancora Arciello, intervento rude ai suoi danni. Attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore per Lavellino, calcio di rigore per Lavellino, l'intervento di Caleba giudicato falloso su Arciello, calcio di rigore per Lavellino. 35 minuto del primo tempo, la squadra di Cioffi ha l'opportunità di sbloccare lo 0 0 a suo favore. Resta comunque a terra Cioffi l'intervento di Caleba scomposto, giudicato irregolare. Il direttore di gara ha subito indicato il dischetto del calcio di rigore. Dovrebbe essere Dragone ad andare dagli 11 metri. Che chance ora per la squadra di casa! Il Chievo Verona, secondo in classifica, a tre punti dalla capolista Juventus, rischia di andare sotto Rappiato La Sega nel punteggio. spray per Arciello. Ed ora Dragone ha sul sinistro la palla del possibile 1-0. È tutto pronto per l'esecuzione le ultime raccomandazioni del Dighetto di Gara. Il fischio di Carella. Fasi palpitanti del match. Parte Dragone Vete! L'avellino in vantaggio! Conclusione precisissima, chirurgica, sarà indirizzata. Nell'angolino basso la destra di Confente che pure aveva intuito ma non è riuscito ad intercettare il pallone 1-0 per l'Avellino e ci sentiamo di dire che il vantaggio è assolutamente meritato. Vedremo ora quale sarà l'entità della reazione Clivense, abbastanza perplesso Danna in panchina. La grinta invece di Cioffi. Dunque Lavellino è in vantaggio. Grazie al calcio di rigore trasformato da Dragone. Massima punizione concessa per Fallo di Caleba su Arciello. Rimessa laterale per L'Avellino. E pronto Rescigno. Rimessa per il Chievo. Che a capofitto la prova. A gettarsi in avanti a caccia della parità si continua a giocare. Chiedevano un falo di mani cuori dell'Avellino. Danieli. Polo. Ecco Ginsa. Accelera Ginsa. Si rinnova il duello contro Disco. Non lo il numero 3. Riesce a crossare Ginsa. Palla che si perde sul fondo. Il signor Carella ha qualcosa da dire ha Sgambati. Il messaggio praticamente sussurrato nelle orecchie di Sgambati. Rimessa dal fondo 38 1-0 per l'Avellino. È stata sorpresa qui a Prato la Serra. Ecco Cozzolino. Caleba. Allontana Oprut, rimessa Chievo, colpisce di testa Rescigno, intervento giudicato regolare di sbampato, allontana Sgambati con forza, rimessa laterale per l'Avellino, Chievo in seria difficoltà. Intervento di Bongiovanni in anticipo, Arciello, la sovrapposizione di Rescigno, il cross basso di Rescigno, corner per Lavellino, ancora applausi per la formazione di Cioffi. La battuta del calcio piazzato, palla allontanata. Carica il sinistro e fin troppo. Dragone. Palla alta. Ci ha provato dalla distanza. Stavolta Dragone. Che ha avuto il merito di trasformare il calcio di rigore. Che sta consentendo all'Avellino di condurre per una rete a zero sul Chievo-Verona. Vice capolista del girone B del campionato nazionale Primavera Team Caleba. Serve Polo che evita il fao laterale in favore degli avversari. Intervento Di De Paolo giudicato falloso. Il contrasto con Todisco è andato lui al tappeto, ma il direttore di gara ha ravvisato la sua scorrettezza. Calcio di punizione per i padroni di casa. Calcia a sgambati, allontana Caleba, Bongiovanni, ecco De Paoli, capitano del Chievo che prova a lanciare. Isufai, la presa sicura di Yusufi in uscita. 41-4 più eventuale recupero all'intervallo. Yusufi voleva servire Rizzo, poi ci ha ripensato e opta dunque per il rilancio. Il tocco di Caleba. Ad alimentare l'azione per l'Avellino Arciello che va giù, non si è concretizzato il vantaggio. Calcio di punizione per l'Avellino, un altro calciatore bianco-verde al tappeto. Buongiovanni. Le scuse di Danieli che viene allontanato in malo modo, viene anche ammonito. Danieli, primo giallo del match. Beh, pensavamo che si fosse scusato, probabilmente riferito a qualche parola che non è stata tollerata dal direttore di gara ed è scattato il giallo per il numero 5 del Chievo che sullo 0-0 ha avuto una buona opportunità involandosi tutto solo verso l'area di rigore si è lasciato anticipare da Yusufi nell'uscita si accomoda fuori temporaneamente Bon Giovanni Avellino in inferiorità numerica per qualche istante calcio di punizione per la formazione di Cioffi che è il vantaggio per una rete a zero. Con la battuta del calcio di punizione, palla nel cuore dell'aria, sfera allontanata, non riesce a controllare Crisci, non ha trovato più il pallone, tradito forse dal rimbalzo. Il campo in erba sintetica di Prato Lazerra. Confente vuole ragionare, rilancia di destro. di Testa colpisce Todisco. Danieli, eccolo. Lo scatto di Ginsa, la chiusura di Todisco. Attento. Ma il Chievo resta lì. Insiste la formazione di Danna dalla lunga distanza. Una conclusione senza pretese di polo. Palla alta, la sfera che è terminata nel parcheggio. Che è sul retro della porta difesa da Yusufi. Ancora Carella che dialoga con i calciatori in campo. 44esimo, un minuto. Allo scoccare del 45esimo, il lancio di Yusufi. Avellino 1, Chiove 1-0, decide Dragone sul calcio di rigore, trasformato al minuto numero 32. Rizzo, ancora Rizzo, riesce ad allontanare di destro e a trovare anche un tocco dell'avversario, rimessa laterale per l'Avellino, che vuole pervenire all'intervallo in vantaggio. Inversione della rimessa laterale, la errata. Rescigno, opportunità per il Chievo in chiusura di frazione. La gittata di Oprut, palla in aria, allontana Rizzo, ma c'è Danieli per l'Avellino che perde palla. Anticipato Cozzolino, si gioca in un fazzoletto di terra. Va giù Oprut, ecco Vignato. ultimo tocco è di Rizzo, calcio d'angolo per il Chievo Verona. Ammonito Crisci per la formazione Campana, parità nel conto degli Ammoniti, uno per parte. Probabilmente l'ultimo assalto del Chievo di questa prima frazione nel tentativo di ritrovare la parità. Calcio d'angolo per i Clivensi. Parte il tiro dalla bandierina, la respinta di Yusufi, Dominus dell'aria piccola, palla allontanata. Siamo nella fase di recupero anche se Carella ha già il fischietto in bocca. Oprut allontana Rescigno, Cozzolino riallunga il fao laterale, si continua a giocare. Danieli anticipato Polo da Dragone bravo a capire la traiettoria della sfera e a rubare agli avversari si smarrisce Bongiovani nel contrasto Arciello l'intervento di Sbampato in chiusura Arciello ha provato a lanciare in profondità Dragone Sbampato ha evitato guai più seri sempre 1-0 per Lavellino con calma Todisco la formazione di casa ha tutto l'interesse a lasciare trascorrere i secondi. Arciello con i suoi dribbling prova a mettere in difficoltà De Paoli, che non lo molla, che lo bracca. E alla fine il numero 7 Clivenze, riesce a guadagnare una rimessa laterale. 47 nostro cronometro. Il direttore di gara ha concesso almeno due minuti di recupero. C'è stata l'interruzione in occasione del calcio di rigore. Ed eccolo il duplice fischio del signor Carrella. Applausi per l'Avellino, che è in vantaggio per una rete a zero sul Chievo. Secondo in classifica decide il calcio di rigore trasformato da Dragone al minuto numero 32. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Amici sportivi, alla visione ancora immagini che vi giungono dall'impianto sportivo posto di Prato La Sera. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio che vede contrapposte Avellino e Chievo. Match valido per la diciannovesima giornata del campionato nazionale primavera. Trofeo Giacinto Facchetti. Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero sul Chievo grazie al calcio di rigore trasformato da. Pasquale Dragone al 32 del primo tempo. Una prima frazione di gioco che ci ha regalato diverse emozioni. L'Avellino a dispetto della classifica, al cospetto della vice capolista, merita il vantaggio che è maturato al termine dei 45 minuti. Dopo che il Chievo aveva iniziato con il piede pigiato sull'acceleratore. Poi la spinta dei Clivenzi si è affievolita e l'Avellino... È cresciuto, ha guadagnato campo, ha messo in seria difficoltà creando più di un'occasione per segnare. C'è riuscito sul calcio di rigore, ora il Chievo è chiamato alla rimonta. L'Avelino vuole cogliere quest'oggi un risultato di prestigio dalla distanza. Intanto Cozzolino ad un minuto dalla ripresa delle ostilità. Vuole ottenere un risultato di prestigio al cospetto della squadra vicecapolista del girone B, e che è stata capace all'errore di un calciatore biancoverde. Non ne ha approfittato intanto il numero 9, Isufai. Occasione per il Chievo, d'inizio frazione. Isufai non ha sfruttato appieno. Una indecisione, una titubanza dei difensori bianco verdi c'è comunque corner per la squadra giallo-blu Che deve recuperare nel punteggio e sotto di una rete. Battuta del calcio piazzato. Palla che resta nel cuore dell'aria. Batte Vignato. Pallone ribattuto sulla conclusione di Sbampato. Il pallone è buono? Anzi no. Rimessa laterale per il team di casa. No, calcio di punizione, calcio di punizione. No, rettifichiamo. Rimessa laterale per l'Avellino. Chievo capace di battere in trasferta la Juventus. Ecco perché ciò che sta combinando quest'oggi l'Avellino. Assume i contorni di un'impresa almeno sino a questo momento, vedremo se la squadra di Cioffi riuscirà a reggere i ritmi infernali del primo tempo. Perché, comunque, la formazione di casa ha dimostrato di essere in salute anche dal punto di vista fisico, ribattendo colpo su colpo. Caleba, e forse anche per questo il Chievo è stato rimasto sorpreso si aspettava forse una squadra maggiormente dimessa dimessa laterale per gli ospiti Polo ultimo tocco di sbampato non dovrebbero esserci stati cambi nel corso dell'intervallo vi rileggiamo le distinte Lavellino schiera, Iusufi tra i pali numero uno, due Rescigno, Todisco, quattro Rizzo, cinque Sgambati sei Bongiovanni 7 Crisci, 8 Dragone, 9 Cozzolino, 10 Ercillo, 11 Guerriero. In panchina K, Perna, Esposito, Alfano, Marino, Rota, Branchi, Miranda, Saccavino, De Sarlo, Pizzi e Caruso. Allenatore Renato Cioffi. Il Chievo Verona con Fente tra i pali, numero 1, 2 Polo, 3 Oprut, 4 Caleba, 5 Danieli. 6 Sbampato, 7 De Paoli, 8 Bertagnoli, 9 Isufai, 10 Vignato, 11 Ginsà. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Chievo, poi vi leggeremo anche i componenti di coloro che siedono a fianco a mister Lorenzo Danna. L'uscita di Yusufi che fa suo il pallone. Allora in panchina per i Crivenzi Pavoni, numero 12, Nuti, Pogliano, Pozzoni, Imiolecche, Bui, Cataldi e Manconi, dicevamo il tecnico è Lorenzo Danna, calciatore professionista in Serie A con il Chievo, l'arbitro è il signor Carella di Bari, c'è cioè da dire che la terna è barese quest'oggi. Infatti, anche i suoi assistenti Mittica e Gregorio appartengono alla sezione di Bari. L'avanzata del Chievo che viene arrestata dall'intervento di Rizzo. Di interdizione, il lancio di Arciello per Guerriero. Entra in area di rigore. Guerriero ha provato il... una conclusione a metà strada tra la conclusione arcuata e la necessità, la possibilità di trovare un compagno in area. Alla fine del pallone. È terminato sul fondo, ripartono i giallo con Caleba, l'autore del fallo che ha indotto su Arcielo che ha indotto il signor Carella ad assegnare il calcio di rigore all'Avellino che poi Dragone ha trasformato. Per l'1-0 con cui Dragone sta regalando il successo ai biancoverdi. Dalla sinistra De Paoli ha calciato, ma è stato impreciso. Si è sganciato De Paoli ha provato la girata di sinistro, non un granché. La conclusione del capitano del Chievo palla sul fondo. Chievo che nei primissimi minuti di partita ha costruito almeno un paio di nitide palle gol. Poi però, come dicevamo in apertura di commento di seconda frazione, la spinta, l'impeto si è affievolito e l'Avellino è riuscito a contenere nel migliore dei modi gli avversari che nel corso del primo tempo col progredire dei minuti raramente si sono resi pericolosi, raramente hanno creato appunto pericoli alla porta di Yusufi, tranne l'occasione di Danieli che si è involato verso la porta in posizione regolare, però Yusufi è stato bravo ad anticipare in corsa fuori dalla dall'area di rigore il numero 5 di Danna Crescigno rincorre il pallone evita la rimessa laterale no, non c'è riuscito si è alzata la bandierina che del l'assistenza dell'assistente del signor Carella sesto della ripresa 1-0 per l'Avellino rimessa laterale per il Chievo svetta Rizzo che anticipa l'avversario la palla che salza a Campanile ancora Rizzo Sottrae il pallone. Yusafi non lo aveva visto Rizzo che era alle sue spalle. Ancora Chievo che insiste. Traiettoria deviata. L'intervento in chiusura di Sgambati, ci sarà rimessa dal fondo. Ultimo tocco è di Isufai che non è d'accordo con la decisione del direttore di gara. Un accenno di protesta dell'attaccante del Chievo, messa dal fondo per l'Avellino, buon per i campani. Che trascorrono altri secondi, anche se è ancora presto, siamo solo al settimo del, del primo tempo. Il rilancio di Yusufi, di testa colpisce Bongiovanni, la colpisce col capo anche Bertagnoli, riparte il Chievo con uh, Polo, intervento di Todisco in chiusura, semaforo rosso per De Paoli, ma c'è comunque rimessa con le mani in favore dei Veneti, ecco Polo ancora. Palla, gittata ancora in aria, il tocco di Ginsa, guerriero per l'Avellino, prova a lanciare Cozzolino, ruba palla, il numero 6, Bon Giovanni, rimedia Caleba, si ridistende il Chievo, Bertagnoli, anticipato Ginsa da sgambati, con autorità sgambati, guerriero. No, tra... sì, sì. Dice. Calcio di punizione per l'Avellino. Occhio al libero Arciello sulla sinistra che invoca il lancio in suo favore. Ecco Rizzo all'indirizzo di Arciello, domestica con il destro. Ancora Arciello che entra in aria. Rete! E una rete stupenda! L'Avellino è sul 2-0. Che gol di Arciello! Incredibile, qui al posto di Prato la Serra, Chievo annichilito, disorientato. Polo: nulla da fare per Confente, il destro letale di Arciello per il 2-0 a dell'Avellino. Che giornata quest'oggi a Prato la Serra, l'Avellino vicino a compiere l'impresa di fermare la vice capolista del girone B, nono no, della. Secondo tempo, Danna corre subito ai ripari. Fuori ci sembra Bertagnoli 2-0 per l'Avellino. Il raddoppio di Arcello Cataldi al suo posto. Dunque, primo cambio per la formazione ospite. Fuori Bertagnoli che non sembra affatto convinto della scelta di Danna. L'avvicendamento avviene immediatamente dopo la rete di Arciello che ha regalato il 2 a 0 all'Avellino di testa a Rescigno la squadra di Cioffi si sta esaltando sta compiendo l'impresa quindi dibatte con una delle big del raggruppamento B Guerriero ancora il Chievo che ora ha la necessità di di mezzare lo svantaggio Yusufi uscita bassa del semi difensore Bianco-Verde, si esalta anche egli, già sotterra insidioso dalla sinistra. Polo, Cataldi allontana l'Avellino, sgomita ancora Arciello, Polo in avanti. Il tocco in scivolata di Bon Giovanni, Cozzolino, gioco di gambe, chiuso in sandwich, tutto regolare per il signor Carella. Ora Oprut, Danieli, a testa bassa il Chievo, De Paoli, cambio gioco sulla sinistra per Oprut, all'indietro per Danieli, uno dei due moniti del match, la spizzata di Vignato. Non sappiamo se c'è stato l'impatto col pallone, parla comunque sul fondo. Al sesto la rete di Arcello che ha regalato il 2-0 all'Avellino. Ora ecco il richiamo verbale del signor Carella, all'indigizzo di Yusufi. Deve stare attento ora estremo difensore dell'Avellino. C'è un detto uomo avvisato, mezzo salvato. Alla prossima, Petra di Tempo. Scatterà il giallo. Crescigno. Ecco Caleba. Ancora Gisa. Abbastanza in ombra quest'oggi. Perde palla. Ginsa. Prova a recuperare. Ci mette il gambone. Cataldi per il Chievo. Ancora Ginsa. Non trova assistenza. in scivolata. Attenzione perché Crisci è già ammonito. Dicevamo due gli ammoniti sinora, uno per parte, Crisci per l'Avellino e Danieli per il Verona. Palla in aria che spinta a Polo. I riflessi di Yusufi sulla conclusione di Danieli. Emozioni. Continue quest'oggi a Prato la Serra. Una delle più belle partite a cui abbiamo assistito. Il chievo però ora si è reso pericoloso. Deve stare attento l'Avellino a non allentare la tensione, a non lasciare l'iniziativa ai Clivensi, che hanno tutti i mezzi per poter recuperare questa partita. Match che li vede ora soccombere per due reti a zero. Rescigno di testa Caleba, intervento provvidenziale del calciatore di colore. Alle sue spalle c'è in agguato Arciello, Oprut intervento di Crisci, Cozzolino, si accentra intercetta Caleba, Cozzolino su De Paoli, rischia il giallo, No, che arriva invece, ammonito Bongiovanni per l'Avellino, per Reo di aver allontanato il pallone. Secondo giallo tra le fila dell'Avellino e squadra del Pina per quanto possa far uh, piacere in vantaggio anche nel conto dei cartellini gialli. Primo cambio anche per l'Avellino. Anche se Cioffi Ha solamente indicato al suo calciatore di fare stretching, riparte intanto il Chievo. Polo il cross, Avellino che ora non deve abbassare eccessivamente il baricentro. La girata in acrobazia di Sah e parla lato non di molto, ha, ha battezzato fuori Yusufi, che manco si è mosso sulla girata di destro in semi rovesciata di Sah. Il lancio di Yusufi, c'è stata una crescita esponenziale nel settore giovanile dell'Avellino, lo intravediamo anche seguendo le altre rappresentative. Quelle partite con punteggi tennistici ad inizio stagione sembrano un lontano ricordo. Chi vuole vincere, qui perlomeno in casa, qui a Prato la Serra, deve sudare. Adesso, e il Chievo se ne sta accorgendo. Ora Arciello ma la palla è uscita, con le mani Polo, Pratola Serra che grazie al settore giovanile dell'Avellino sta vivendo un'annata sportiva esaltante, insiste il Chievo, serie di colpi di testa Bongiovanni perde palla insiste De Paoli avanza il capitano Del Chievo, prova a lanciare Cataldi ma il campo è finito, rimessa dal fondo per la formazione di casa che può guadagnare altri secondi preziosi può far trascorrere ulteriori minuti che fanno pendere l'ago della bilancia in suo favore Pozzolino sbuccia il pallone peccato poteva essere un suggerimento prezioso per Arciello già proteso nello scatto Caleba palla in avanti di testa colpisce Sgambati lotta al Ginsà, pallone filtra in qualche modo è solo sbampato lo rincorre Guerriero palla salvata sfera che resta buona lancio per Gimsa, svetta su di lui il numero 5 Sgambati ruba palla per Lavellino il numero 8 Dragone, il match winner della partita, poi c'è stata la rete di Arciello per il 2-0 ancora Chievo, Polo Arciello, tunnel ai danni di Polo, poi però De Paoli ruba il pallone la trattenuta vistosa di Arciello ai danni del calciatore del Chievo. Eccolo il cambio per l'Avellino. Fuori Bongiovanni che tra l'altro è ammonito. Al suo posto il numero 18 Branchi. Applausi per Bongiovanni. Non vuole sciupare tutto, Cioffi. Toglie un calciatore tra l'altro ammonito. Dentro Branchi, intanto ci sarà calcio di punizione per il Chievo. È pronto Danieli a battere il piazzato dalla destra. Due uomini in badiera sistemati da Yusufi. Siamo al diciottesimo del secondo tempo. L'Avellino conduce sul Chievo per due reti a zero. Dragone sul calcio di rigore e Arciello i marcatori. La battuta di Sgambati, traiettoria pericolosa, prova a sbucare dalle retrovie. Caleba, neutralizzato in maniera efficace dai difensori avelinesi. Ci riprova il Chievo ora. Danieli a testa bassa, la formazione di Danna, Polo, il dribbling che non riesce su Dragone che allunga il sinistro e devia il pallone in favola laterale. Ora Cataldi per i Clivenzi. La rimessa laterale è dell'Avellino. Il tocco impercettibile di Cataldi che non ha tratto in inganno l'assistente di destra del signor Carella che ha segnato la rimessa con le mani ai Campani. Arcello lotta ancora, non si fa superare Caleba. Il fraseggio nello stretto del Chievo. Danieli. Crisci per l'Avellino, guerriero. Temporeggia la formazione Campana, non c'è fretta, sbaglia Arciello però, Danieli, la fretta ce l'ha il Chievo, Cataldo, Cataldi, la sovrapposizione di Danieli, riceve palla Danieli, quasi colto in contotempo, ora Danieli, se la deve vedere conto disco, la rimessa è ancora d'appannaggio dei locali. Quasi ventesimo il nostro cronometro, 2 a 0 per l'Avellino, di testa Dragone. Il palleggio efficace, elegante di Arciello, lo rincorre De Paoli. La spinta di De Paoli all'indirizzo dell'autore del secondo gol dell'Avellino. Calcio di punizione per i campani che possono respirare, che possono allentare la pressione degli avversari. Un calcio di punizione che costringe ad indietreggiare il Chievo. Sarà lo stesso Arciello a battere. Ecco la battuta corta per il Dragone. Palla in aria. E un soffio, non è pervenuto sulla sfera. Ci pare Cozzolino, ma no, non si tratta di, si tratta di Rescigno. Ma evidentemente c'è stata la segnalazione dell'offside, l'avesse messa dentro Rescigno, la rete sarebbe stata annullata. Caleba. pianto posto di Prato la Serra una splendida struttura qui adagiate sulle colline erpine adagiate sulle colline erpine che è stata sede delle partite del settore giovanile dell'Avellino Cataldi, la domestica ha meglio il pallone Polo per il Chievo Avellino sulla, sulla difensiva, Vignato, pallone filtra per Oprut. Lo spiovente la presa di Yusufi, applausi per lui. Ventunesimo, doppio vantaggio per l'Avellino. Rimessa per il Chievo da Polo a Caleba, sbampato. Avanza la formazione veronese. Ginsa, gioca si è spostato sulla sinistra. Rizzo la butta direttamente in favo laterale, rimessa per il Chievo, palla già in area, ora fuori il cross di Oprut intercetta l'ennesimo pallone. Rizzo allontana la sfera. Dalle parti di Sbampato, se non andiamo errati, Polo temporeggia. Polo vuole ragionare alla fine. Serve Caleba ancora. Sbampato, stringe i denti. L'Avellino non vuol far rientrare il Chievo in partita. Polo, Beh, sicuramente. La squadra di Cioffi ha speso tantissimo ed è molto probabile che paghi Dazio alla stanchezza con il trascorrere dei minuti. Ventitresimo. Il programma della diciannovesima giornata. Avellino-Chievo, Empoli-Provercelli, Benevento-Udinese, Sassuolo-Carpi, Ascoli-Cittadella, Bari-Pescara e lunedì alle 14:30 il derby, il posticipo tra Torino e Juventus. Lo scatto di Ginsa che prova a fare tutto da solo. Il pallone si è spento sul fondo. Per questa classifica che vede la Juventus in testa con 43 punti, secondo il Chievo con 40. Ecco il giallo per Giusufi lo avevamo praticamente predetto. Il difensore difensore biancoverde è entrato nelle mire del direttore di gara. Era stato richiamato verbalmente. Dicevamo, Chievo, secondo in classifica a 40, segue il Torino a 36 insieme al Sassuolo, sempre 36. Tempoli 34, Udinese. 26, Carpi 21, Pescare Beneventore, Bari 20, Cittadella 19, Roverciaghi 18, Ascoli 11, Avellino 7 che in questo momento raggiunge la doppia cifra con 10 punti. Ancora Arcello, pallone non filtra, Dragone, Branchi, traiettoria arquata, fuorigioco, fuorigioco, fuorigioco di Cozzolino. C'era fuori gioco di Cozzolino. Non può parlarsi di occasione fallita perché il gioco era stato arrestato per la posizione di offside del capitano dell'Avellino. Cataldi? Comunque va da questa partita, il Chievo conserva comunque. Il secondo posto, anche se attende l'esito di Torino, Juventus, prova a staccare Ginsa, non trova il pallone. L'ideale per la squadra di Clivenza è che il derby finisca in parità per evitare che il Torino si faccia sotto e che la Juventus allunghi ancora di più. Patola Serra che c'è anche tra l'altro una scuola calcio per piccoli calciatori che conta oltre 70 elementi, guidata da Enzo Aufiero. Fallo rude ai danni di Cozzolino, munizione chiesta all'indirizzo del Veronese a Furor di Popolo. La battuta di Rizzo, il colpo di testa di Oprut, Vignato prova ad illuminare la sua squadra a caccia del gol che consentirebbe ai soliti di mezzare lo svantaggio e di dare maggior verve, maggior suspense, maggior pathos a questa partita. Altra rimessa in favore dell'Avellino. Secondo cambio per il team ospite fuori Isufai, dentro il numero 17 Bui. Tra l'altro, eh, dato ancora più significativo, ancora più... Eclatante che è il Chievo e la seconda migliore difesa del campionato con 17 reti al passivo. Meglio ha fatto solo la Juventus. Non ha segnato ed è anche il secondo miglior attacco del campionato con 47 reti alle spalle dell'Empoli. Che è quinto in classifica. È giornata... Negativa in tutto e per tutto sinora per la formazione di Dan. Chievo che può vantare la vittoria del campionato Primavera. Vittoria ottenuta nel 2014 ai calci di rigore contro il Torino per quattro reti a tre La partita storica disputata a Rimini. Il Chievo per la prima volta campione d'Italia Primavera. Ai danni del Torino l'altra finalista, la finale si decise ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi a reti inviolate. Calcio di punizione ancora per Lavellino, lancia in avanti a cercare la corsa di Guerriero, palla irraggiungibile. Confente rimette subito in moto i suoi. L'apertura sulla destra per Polo, alza la testa Polo, lancia in avanti, attento Todisco, attento e fortunato a guadagnare un'altra rimessa laterale. Ha lasciato che la sfera carambolasse sul corpo di Bertagnoli. Altra rimessa, altri metri, altri secondi guadagnati dalla formazione Irpina. Che sente vicino l'ottenimento di un clamoroso successo di testa all'indietro. Rescigno Yusufi, non evita il corner. Pasticcio difensivo dell'Avellino, calcio d'angolo regalato al Chievo, che ora deve sfruttare questa opportunità. Manca un minuto allo scoccare della mezz'ora. Con la battuta del calcio piazzato sotto misura colpisce Caleba e accorcia le distanze al trentesimo. Avellino 2, Chievo 1 ora lo stacco di Caleba sotto misura. Non ha lasciato scampo a Yusufi, peccato per come sia nato il calcio d'angolo. Non si capacita Cioffi, si rianima muove il Chievo 2-1 per l'Avellino che ora ha un solo gol di vantaggio sugli, av sugli avversari. Caleba ha accorciato le distanze al trentesimo, match di aperto. Sbaglia l'Avellino che ora non deve perdere la testa. Sbampato, Vignato, De Paoli, ancora Vignato, l'uscita di Yusufi. Peccato davvero per come sia nato l'angolo, un pasticcio difensivo. Poi è stato lasciato libero di colpire Caleba nel cuore dell'aria piccola, nessuno lo ha contrastato. Ora Arciello vuole reilluminare la sua squadra, Arciello porta palla sull'auto di sinistra, ancora Arciello alza la testa. Trova gli stinchi di Polo, rimessa laterale per l'Avellino. 2 a 1 per la formazione di casa. Dragone, lo scambio tra i due marcatori campani. C'è calcio d'angolo per l'Avellino che si riaffaccia in avanti. 31 2 a 1. Ha accorciato Caleba per i gialloblu. La battuta del tico dalla bandierina. Aria liberata. Ecco Jimsa. Caleba. Lanci in avanti. In qualche modo si è fatto perdonare. No, superato nello scatto. Il numero 4 rizzo Altra disattenzione difensiva che stava per essere pagata a caro prezzo. Diciamo che Caleba... Ha rimediato in parte alla leggerezza, al fallo commesso su Arcielo nel corso del primo tempo, che ha causato la concessione del calcio di Rigore all'Avellino, o la punizione per gli Irpini. Ha battuto Rizzo. Arciello viene via con una magia a Polo. Ancora Arciello entra in aria. Trova il muro Caleba che riparte per il Chievo. Danieli, Cataldi, il palleggio riuscito sul numero 8 Dragone. È chiaro che la formazione ospite ha tratto nuova linfa dalla la rete siglata da Caleba. E ora vuole completare la rimonta. Ancora i bui, e bui. ancora in aria. Sfega allontanata. Saranno poco più di dieci minuti di trilling qui a Prato la Serra. Guerriero di spalle. Fallo sul numero 11 della velinoga. Si dirige... Carrella di Gangariere verso la panchina, viene allontanato un componente della panchina bianco-verde. Intanto cambio per il Chievo, fuori Polo, va fuori anche Guerriero per l'Avellino. Due cambi ora, uno per parte. Guerriero e Polo. Entra Pizzi per la squadra di casa. Esce Polo. Teniamo la segnalazione del, del cartellone. Tocca a Manconi. Subentrare a Polo. 10 minuti al novantesimo, più recupero. Avellino conduce ora per due reti a uno sul Chievo. Piazzato per gli Irpini, è pronto sgambati a battere. Traiettoria bassa, non trova il pallone sbampato. Arcello in aria, vediamo se ci prova ancora Arcello. Arcello si allarga, alla fine regala palla agli avversari con Manconi che tocca il suo primo pallone e lancia a ma c'è Rizzo in chiusura. Rimessa per il Chievo, sbraita, quasi salta Cioffi in panchina, quasi entra in campo. Svampato. Non vuole cali di tensioni. Il tecnico biancoverde vignato. De Paoli. Pallone assume una strada traiettoria. Danieli avanza, Chievo all'arrembaggio, a calcio del 2-2, nel tentativo di completare la rimonta. Il pallone che si perde sul fondo. E' pronto Yusufi al rilancio. Deve essere piuttosto solerte il portiere dell'Avellino è già stato ammonito. Guppa palla il Chievo. Oprut. Lo scatto di Manconi vano però perché il campo è finito. Rimessa laterale per l'Avellino. Pallone scorre. Oprut. La tocca Branchi. Chievo che resta in attacco. Occhio al movimento di Ebui. Palla al centro dell'aria. L'intervento provvidenziale di Sgambati. Erano in agguato due calciatori del Chievo. Ora appare in affanno la formazione di Cioffi che ha speso tantissimo. Rimessa laterale per Lavellino. Bene per i campani che possono tirare il fiato. Fallo battuto di testa Cozzolino che si batte contro Oprut porta a casa una rimessa laterale. Avanza ancora la formazione di casa, le indicazioni di Cioffi e i suoi a stringere, a serrare le maglie. Ecco Cozzolino di testa va a colpire, la sfera non previene però Ardarciello, anticipato da Sbampato. Parla in avanti... Occhio a non ripetere l'errore che è costato il calcio d'angolo da cui è scaturita la rete dei Clivenzi. Rimessa laterale per Lavellino. 38 sempre 2-1. La spinta di Sbampato su Arcello che si rammarica di quanto subito. calcio di punizione batte sempre Sgambati prova a cambiare versante anticipato Cozzolino di testa salta Crisci Ebui lo scambio tutto di colore con Ginsa e Ebui il tocco ultimo di Sgambati corner per il Chievo altra opportunità intanto qualche scaramuccia si rialza Ebui attenzione Ora agli avanti del Chievo, attenzione a Caleba che ha già colpito, c'è pure Ginsa, Caleba però è fuori dalla lega di rigore, occorre la massima attenzione, anche il pubblico suggerisce dagli spalti le marcature, l'attenzione si taglia a fette qui sui gradoni dell'impianto opposto di Quattro la Serra, desiste dal rincorrere il pallone De Paoli. Rimessa dal fondo per Lavellino. Scampato pericolo per la squadra di Cioffi. Si continua a giocare. Insiste Bui. Il rimpallo favorisce... No! La rimessa è della nell'Avellino il rimpallo sembrava favorire l'inserimento dalla sinistra di Cataldi ecco Caleba eccolo Cataldi Arciello riparte l'Avellino con Dragone sospito dal pubblico non ha evitato il corner Caleba Tentativo disperato del dell'autore del gol del Chievo. Che sta mantenendo in vita la formazione di Danna. Ci sarà attivo dalla bandierina per l'Avellino. Che tiene lontano dalla propria aria il Chievo. 41esimo. 4 minuti allo scoccare del 45esimo. Dalle retrovie anticipato di un soffio. Sgambati che già pregustava l'inzuccata. Rimessa laterale per Lavellino. Va Cozzolino alla rimessa con le mani. E chiara l'intenzione di far trascorrere del tempo. Gioco interrotto. Calcio di punizione per gli ospiti. A caccia del gol del 2 a 2. Chievo che vuole evitare se non altro la sconfitta, che vista la posizione di classifica delle sue squadre sarebbe clamorosa, anche se per quanto visto in campo l'Avelino dovesse riuscire a, portare, a conquistare l'intera posta in palio, non per quanto visto in campo non sarebbe del tutto immeritata, anzi. Smessa dal fondo per i Campani, la batte Sgambati, sbaglia Sgambati per un attimo e Bui non è approfittato. Il calciatore del Chievo Caleba, palla gettata in avanti, incussione da parte di Bui, prova a distendersi da Vellino. C'è cioè, fallo su Arcello che con astuzia, con mestiere, guadagna il calcio di punizione. Con calma Lavellino vuole lasciare trascorrere secondi preziosi. Il Chievo non ci sta a perdere. Fermato Cataldi. C'è cioè Todisco che traccia un solco sulla sinistra, ancora Todisco, ha nelle vicinanze Arciello, ancora Todisco, rimessa dal fondo, Li guadagna posizioni Lavellino, avanza il Chievo, ultima opportunità per la squadra di Dan De Paoli. E bu il controllo Ginsa si gira, si è immolato Rizzo. Calcio d'angolo per il Chievo. Pericolosissimo Ginsa, il guizzo del numero 11 Clivense. Ha lasciato tutti col fiato sospeso qui a Prato la Serra. Attenzione però, non è finita, il Chievo è sempre lì. Calcio piazzato per i Veneti. La battuta del Tico dalla bandierina. Palla allontanata fuori dall'area di rigore all'altezza della runetta. La rimette dentro Cataldi. La presa facile di Yuzufi. Cataldi ha solamente all... allontanato il pallone, ha solo evitato che Avellino... Avellino scattasse in contropiede. Bisogna stringere i denti. Daniele il chievo non molla. E Bui, attenzione. Vignato il cross di Vignato la presa di Iusufi applausi per l'estremo difensore bianco-verde ma c'è Fallo in zona d'attacco calcio di punizione per Lavellino ha subito Fallo Iusufi all'atto di abbrancare il pallone il direttore di Garari chiama l'attenzione dei massaggiatori irpini per soccorrere Yusufi. È scattato il novantesimo al nostro cronometro. 2-1 per l'Avellino. Entriamo nella fase di recupero. Non conosciamo ancora l'entità dell'extra time. Calcio di punizione per. L'Avellino è finita. Dragone. Pasticcio, Lavellino. Regala un'opportunità al Chievo. Attenzione a Ginsa. Vignato. Palla al lato. L'esterno destro di Vignato che chiede una deviazione in corner. Istanza non accolta. Ci sta rimessa dal fondo. Per l'Avellino che vede vicino, sente l'impresa. Bisogna stringere i denti. Invocano il triplice fischio, i tifosi presenti in tribuna. Non è finita però Cataldi. Palla allontanata. De Paoli, un rimpallo. C'è Branchi. Palla in fao laterale. Con le mani Cataldi. Ancora Cataldi, palla per lui, non riesce a crossare. Arciello deve tenerla. Poi lancia Pizzi, rimessa laterale per il Chievo. Non abbiamo visto l'entità del recupero. Oprut ha girato Cozzolino, avanza il Chievo. Momenti palpitanti, non si intendono i Clivenzi. L'Avellino può rifiatare. Un po' precipitoso a nostro avviso, Torisco di testa, sgambati, perde palla, sgambati e poi Ultimissimi assalti del Chievo che non ci sta a perdere. Manconi, cross al centro, palla sul fondo, il sospiro di sollievo degli Avellinesi, occhio al cronometro per eh, il signor Carrella, 47 al nostro cronometro. 92esimo, va sgambati alla rimessa dal fondo, Yusufi è già ammonito e non al top per ciò che riguarda la condizione fisica. Allontana Crisci con troppa precipitazione. Bisognava temporeggiare in quella circostanza, ordine. Si è data al Chievo un'altra opportunità. La città in avanti. Attenzione al movimento di Ebui, calcio di punizione per il Chievo. 48 chance per la formazione ospite sul calcio piazzato, siamo agli sgoccioli di questa partita, siamo ai titoli di coda. Bisogna, bisogna mantenere un po' di più quella palla, non ricacciarla in avanti. Beh, del resto... In questi frangenti la lucidità va ad affievolirsi giallo per Arciello che ha allontanato in maniera stupida il pallone. Adesso Oprut proverà a pescare il Jolly in chiusura di partita. Ad evitare il capo qui in irpinia Parte Oprut, palla alta. Non c'è ancora il triplice fischio dell'arbitro, bisogna continuare a giocare. 49esimo, ha fallito la chance sul calcio di punizione Oprut, il rilancio di Sgambati, di testa Caleba, Crisci di ancora di testa Pizzi, non trova il pallone, di spalle Pizzi. Oprut, avanza il Chievo, il lancio di Oprut, ecco il tipice fischio, Lavellino compie l'impresa di giornata, Lavellino, Fanalino di coda, la cenerentola del girone, B batte il Chievo, vice capolista per due reti a uno, Dragone ed Arciello regalano il successo. Dell'Avellino sul Chievo che aveva dimezzato lo svantaggio con Caleba, 2-1 per l'Avellino, giornata indimenticabile che resterà negli agnali per il settore giovanile della squadra alpina quest'oggi a Pretola Serra. Da Pretola Serra è tutto, Mimmo Scolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.